Ricevitoria Gerace a Montepone-Lido. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Lido. Su di noi puoi scommetterci. L'inizio del girone di ritorno è come la prima pagina di un nuovo capitolo. Una storia che continua, ma uno scenario che si modifica e diventa più complesso. Andiamo a vedere come si sviluppa un campionato bello, intenso, come quello che stiamo vivendo. Gentili telespettatori di S1 TV, benvenuti al comunale di Montepaone Frabotto Mannesi per assistere allo spettacolo offerto alla partita tra Real Montepaone e Borgia 2007. E la squadra esterna 7 di S1 TV, guidata da Pasquale Lentini con la voce di Giorgio De Filippis, è impreziosita dalla collaborazione di Giuseppe Ranieri, corrispondente della Gazzetta del Sud, che vi dà il benvenuto in questa domenica pomeriggio fredda, ma sicuramente meno fredda della domenica scorsa, con la temperatura che sarà intorno ai 10-13 gradi, quindi di tutto riposo. Borgia in trasferta e Montepaone in casa, appunto, si preparano ad entrare in campo agli ordini del signor Vona di Crotone. Quindi chiediamo subito a Giuseppe Ranieri, che comunque ringraziamo per il supporto da opinionista che ci dà. Insomma, oggi fa meno freddo, quindi ci godremo meglio il calcio. Sì, oggi la temperatura non è glaciale come quella della scorsa domenica, e per cui è più plausibile ritenere che lo stadio sarà più gremito. Ma visto l'anticipo di ieri, diamo subito una frecciatina, visto l'anticipo di ieri con la vittoria del Fronti, credo che oggi il Montepaone sia costretto a fare il risultato pieno. Cosa ne dici, Giorgio? Lo scopriremo solo vivendo, perché questa è una di quelle partite da tripla, con l'arbitro che intanto saluta, e noi salutiamo gli spettatori che hanno gremito come al solito il Frabotto Mannesi, e da Ultras permetteteci anche di salutare gli Ultras del Borgia presenti in massa, e quindi sarà uno spettacolo oltre che in campo anche in tribuna. E quindi andiamo subito a leggere quelle che sono le formazioni. Il Borgia presenta Mercurio, Pugliese, Criniti, Andrea Fioretti, Alfieri, Scarfone, Pilò, Bordino, Passafaro, Mellace, Giuseppe, Guerrieri e Fioretti, che è l'allenatore. Quest'ultimo porta in panchina Benincasa, Conte, Zavaglia, Abruzzo, Critelli e Narda. Una panchina giovanissima, perché escluso Critelli sono tutti under. Il Montepaone risponde con Leone, Francesco Fiorentino, Jenko, Armando Mellace, Conidi, Grillone, Vatrella, Voci Marco, Salvatore Procopio, Marcellino e Domenico Voci. Mister Pisano ha in panchina a sua disposizione Emanuele Fiorentino, Macri, Formisano, Pisani, Doria, Sgro e Pirritano. Queste sono le formazioni che si andranno appunto a dare battaglia, ma per il momento c'è il consueto e piacevolissimo scambio di saluti in omaggio a un fair play che ormai caratterizza la prima categoria, girone C, un girone dove si gioca a calcio, e soprattutto qui a Montepaone si assiste sempre a partite tecnicamente e tatticamente ad alto coefficiente, appunto, sia di piacevolezza che di bravura. E quindi vediamo il signor Vona che sta per dare inizio alla partita. Il Montepaone ha la consueta divisa bianca con inserti giallo-verdi, calzettoni e calzoncini ugualmente bianchi, mentre classica divisa granata per il Borgia con calzoncini neri e calzettoni ugualmente neri. Stiamo per partire appunto agli ordini del signor Vona, che controlla che tutto sia a posto in panchina, un arbitro di Crotone noto per la sua precisione e per la sua attenzione. Viene probabilmente allontanato dalla panchina un giovanissimo tifoso che comunque rimane nei pressi dello staff sanitario, e intanto è partito già il coro degli ultra del Borgia, che quindi si affronteranno sempre nei termini di correttezza con gli ultra del Montepaone, anch'essi famosi per il loro caloroso tifo. Ecco qui, è partito, fischio d'inizio da parte del signor Vona, e quindi andiamo subito a vedere questa caratteristica nuova che vede Leone, il portiere under,
Sommer in porta al posto dello sperimentato fiorentino, mentre intanto c'è già la prima azione portata avanti da Voci Domenico, che però viene contrato. Dicevamo, Giuseppe, un under in porta, probabilmente, non sappiamo se per problemi fisici di Fiorentino, ma forse soprattutto per questioni di organizzazione della formazione. Sì, probabilmente si tratterà di un problema di fuoriquota e quindi è stato sacrificato Emanuele Fiorentino, che abbiamo visto prima passare davanti le panchine ad inizio gara. Nulla da dire, credo che mister Pisano abbia fatto con accuratezza le sue scelte, per cui andiamo a vedere la gara che si sta svolgendo. Attenzione, perché Velio Passafaro scarica subito un destro che non crea problemi al Leone, che era ben piazzato, e quindi si trattava di Mellace, il numero 10. E a proposito di Velio Passafaro, ricordiamo che il capocannoniere del girone C di prima categoria, insieme con Fanelli e la Rombiolese, con 13 gol, anche se alcuni siti gli assegnano 12 reti, e quindi questo scontro ad alto livello anche tra Passafaro e Marco Voci, che invece ha segnato 10 reti finora nel campionato, è uno scontro importante. Dicevamo che siamo alla prima del girone di ritorno, quindi cambia un po' qualcosa, ma entriamo ora nel vivo della telecronaca con Leone che scarica in direzione di Capitan Grillone, che imposta appunto l'azione come di consueto, cercando di innescare lo scatto del Millennials Jenko, che però non raggiunge il pallone. Rimessa laterale assegnata al Borgia, il Borgia che è una squadra che segna moltissimo. Ricordiamo che ad oggi ha appunto realizzato addirittura 36 gol contro i 33 del Montepaone. La differenza probabilmente è il fatto che il Montepaone ne ha subiti soltanto 8, mentre ben 30 sono quelli del Borgia. Borgia allenato da una vecchia gloria, che è quel mister Fioretti, che tutti noi conosciamo come ottimo allenatore ma anche come grande calciatore. E Pugliese che mette la rimessa con le mani, ma viene anticipato Mellace da un intervento di Grillone, e sarà ancora una rimessa laterale in zona d'attacco per il Borgia, che appunto è partito di slancio. E ora andremo anche a vedere come, una volta disposte in campo le squadre, hanno le chiavi tattiche scelte dai due mister Pisano e Fioretti appunto per affrontare questa partita. Pugliese rimette dove c'è Pilò, che viene però fermato, rilancio in lungo a cercare Procopio Salvatore, la palla viene poi colpita di testa da Bordino, Mellace mette ordine, si tratta di Armando, e poi scarica verso Marcellino, che parte in velocità insieme con Alfieri, che in scivolata chiude con decisione e mette la palla in rimessa laterale. Effettivamente c'è meno freddo, però forse il campo è nelle stesse identiche condizioni di domenica prossima, scorsa, quando il Montepaone ha superato il Fronti, molto pesante e probabilmente scivoloso. Domenico Voci, Jenko Marcellino, mette in mezzo il pallone, contratto, recupera Bordino che alza la testa e cerca di lanciare Passafaro, che in uno contro uno con Grillone, che lo contra più che altro col fisico, e scarica per Leone, che con tranquillità riappoggia Grillone e riparte il fraseggio manovrato da parte degli inossidabili centrali del Montepaone. Ora Conidi che si allarga verso Fiorentino, un metro indietro rispetto allo scatto di Fiorentino, e la palla si perde in rimessa laterale. 3 minuti di studio, Giuseppe, ma abbiamo già visto un Borgia che è partito con l'acceleratore pigiato. Abbiamo sentito mister Fioretti al riscaldamento, che diceva: non ci accontenteremo del pareggio. Sì, diceva proprio così, non ci accontentiamo del pareggio, ma dobbiamo anche dire che se il Borgia ha un ottimo trend di reti riportate, è pur vero, come dicevi tu Giorgio, ne ha subite tante, però è anche vero che si è subito proiettato con audacia nella metà campo del Montepaone, dove comunque l'11 di Pisano è riuscito con tranquillità ad operare una buona fase difensiva e a disimpegnare con tranquillità. Questo per dire come ha sì fatto 30 gol, ma si vede dall'inizio, perché si è subito proiettato di slancio. Sì, una partenza accelerata appunto per cercare di sorprendere un Montepaone che da vice capolista sta cercando di studiare un po' la situazione e quindi poi partire come suo solito. E ricordiamo che dalle statistiche, nei primi 5 minuti di tutte le partite, il Montepaone non ha mai segnato, quindi questo è un dato interessante. Ci sono tutta una serie di statistiche, ma sicuramente nei primi 5 minuti non ha mai segnato. E intanto viene espulso il giovane Tifosi
tifoso accompagnato via dai sanitari. Si vede che il signor Vona non ama i bambini, perché questo giovane tifoso probabilmente risultava essere molto pericoloso. Scherzi a parte, ci sono anche le esigenze di tutela, perché magari una pallonata, un qualcosa può far male al bambino. Intanto riparte ancora Mellace, ma recupera Bordino che ruba palla, si accentra, cerca di andarsene, ma Mellace da vecchio bucaniere riconquista il pallone e innesca Salvatore Procopio sul lancio lungo, controlla Mercurio e stoppa il pallone. Però vediamo che Mellace oggi sta proponendo, invece che del consueto fraseggio, dei lanci sicuramente profondi per cercare di superare le asperità rappresentate dal terreno sicuramente infido. E ancora Procopio che difende il pallone, duro lo scontro con Scarfone ma corretto, e riparte subito in velocità Andrea Fioretti Lander, che però viene anticipato da Francesco Fiorentino. Ancora un lancio millimetrico di Mellace, tocco per Marcellino di prima, sciotta al volo in rapidità di Salvatore Procopio di sinistro, e la palla si spegne non lontanissima dal palo alla sinistra di Mercurio. Quindi un Montepaone che appunto, diciamo, vice capolista alla luce del successo del Fronti di ieri sullo Staletti, Rombiolo 38, attualmente Montepaone 36, Fronti 33, però c'è ancora questa giornata da giocare, e sarà Mercurio che di sinistro, se non vado errato, partirà appunto rinviando il pallone. Ricordiamo che all'andata è finita 2-0 per il Montepaone, inizio bene appunto la stagione subito del Montepaone. Intanto ecco che Pugliese di testa sbroglia una situazione, Bordino e Mellace con uno scontro molto fisico, attenzione al lancio per l'altro Mellace, Giuseppe, buona la chiusura di Grillone, il pallone a cercare Passafaro, ma Leone fa subito sua la palla. Dicevamo che è stato un doppio voci, Marco e Domenico, all'andata, che ha siglato il 2-0 in favore di un Montepaone che appunto è partito la prima giornata di campionato con un successo in trasferta sul Santa Lucia di Borgia, che è sempre un campo particolarmente ostico. In trasferta il Borgia ha segnato praticamente 13 gol e ne ha subiti 14, questo è anche un dato importante da tenere presente. Ed ecco che Fiorentino riceve la palla, ha superato la metà campo, cerca di accelerare ma viene frenato nel suo scatto con Andrea Fioretti che recupera il pallone, lo scambia con Pilò che lo mantiene in campo, si gira, si ferma e poi cerca Mellace, sono due le punte appunto, Mellace e Passafaro, si chiude la consueta morsa difensiva del Montepaone con l'altro Mellace, Armando che di esterno destro cerca di imbeccare Vatrella che evita un avversario, evita anche Alfieri e cade per terra, vantaggio, tocco per Ienco e fuorigioco, è stato dato il fuorigioco, il signor Vona ha fatto una finezza, ha dato il vantaggio ma poi ha fischiato subito il fuorigioco lasciando di stucco gli spettatori. Giuseppe. Beh, dobbiamo dire che però un errore l'ha fatto l'arbitro, perché era tenuto in gioco dal numero 5 del Borgia, che era più arretrato. E del resto noi abbiamo anche l'ausilio degli strumenti tecnici che in effetti ci indicano quantomeno il dubbio su questa posizione fischiata dal signor Vona. Ed è Mercurio che all'ottavo del primo tempo con le squadre ancora su 0-0, attenzione, lancio per Vatrella che recupera il pallone, ha di fronte a sé Pugliese, mette in mezzo e non ci pensa due volte Marcellino a tirare di destro al volo, un po' alla Dybala se vogliamo, con Mercurio che è andato a toccare la palla e a deviare in calcio d'angolo, ma comunque molto bello il tiro di Marcellino, appunto un altro fuori quota di quelli che però non temono e non dimostrano cali a causa dell'inesperienza, che per poco non stava facendo quello che José Altafini avrebbe definito un gollasso. Quindi primo calcio d'angolo per il Montepaone, che appunto vede Vatrella calciare di destro con Armando Mellace che però gli si avvicina, vediamo se c'è qualche schema, sono cinque i giocatori, ecco parte invece Mellace, ribattuto il pallone, Pilò recupera la sfera, inseguito da Marcellino che si sta dannando in attacco in difesa in questi primi minuti, Pilò rallenta, si ferma, aspetta che salga un po' la squadra, poi si appoggia a Mellace con Guerrieri che è arrivato già sulla destra, Mellace, anzi si tratta di Passafaro che
appunto tocca per Fioretti, anticipato di netto da Domenico Voci, ancora Marcellino che controlla la palla, la scarica in direzione di un suo compagno di squadra con Armando Mellace che recupera, vede Jenko, ancora un lancio col radiogoniometro, Jenko colpisce in corsa e Alfieri riesce addirittura a salvare dal calcio d'angolo mettendo la palla in rimessa laterale. Quindi un Montepone, anche se ci dice l'amico Pasquale Lentini che era fuori, anche lui avendo due schermi di fronte a sé può giudicare meglio del signor Vona, ma comunque si continua a giocare un po' all'inglese con Bordino che lancia in zona Fiorentino, che appoggia ancora per Mellace, altri 25 metri di lancio a cercare Fiorentino, colpo di testa di Criniti che evita una situazione imbarazzante per la difesa e fa ripartire Pilò in maniera ordinata, cerca il numero, viene chiuso nella morsa dei giocatori del Montepone, consueto raddoppio, e ancora una volta Mellace che ormai ha limitato anche il suo raggio di corsa perché con questi piedi fa correre il pallone. Chiaramente si tratta di una battuta perché il guerriero numero 4 insomma ha agonismo e tecnica da vendere. Ancora Pilò che appoggia per Criniti che porta indietro il pallone in direzione Mercuri che di destro, che non sarà il suo piede, rinvia, Bordino colpisce di testa e Jenko recupera ancora il pallone, cerca una finezza nei confronti di Guerrieri, lo evita e tocca per Marcellino. Sono i giovani terribili del Montepone che accelerano il lancio verso Marco Voci, vede ancora recuperare Marcellino che controlla il pallone, evita un avversario, sventaglia a destra in direzione Fiorentino, stop di petto, sovrapposizione, ecco che riceve, arriva il cross in mezzo e ci pensa, se non andiamo errati, Scarfone a mettere in calcio d'angolo, con un Montepone che ha subito superati i primi 5 minuti in cui non segna mai, accelerato, messo le marce alte e messo probabilmente un po' in difficoltà la difesa del Borgia, che comunque si mantiene inviolata e soprattutto ben organizzata nel rispondere appunto a questi attacchi della squadra di casa e la squadra ospite. Il lancio di Conidi per restituire il pallone a Mellace non è preciso come quando i lanci li fa Mellace, che deve andarsi a recuperare il pallone. Anche oggi notiamo l'assenza dal lato sinistro rispetto alla nostra postazione dei raccattapalle, mentre invece sono schierati quattro giovani coraggiosi dalla parte opposta alle spalle del portiere Leone, pronti appunto a svolgere il loro compito. Batte Mellace, si apre la porta, Procopio, lo schema di quelli che piacciono tanto al mister Conte, e il tiro però di Procopio viene deviato ed è il terzo calcio d'angolo in favore del Montepaone, nessuno al momento battuto dal Borgia. Si tratta quindi di un altro calcio d'angolo quando siamo al 12° e 23 secondi con Vatrella, oggi schierato col numero 7, che si occuperà appunto della battuta. Si prepara Vatrella all'altezza della bandierina con Criniti che deve fare qualche passo all'indietro, parte Vatrella di destro ma è una finta, invece Mellace che mette in mezzo, grappolo umano ed è poi Andrea Fioretti che ribatte, ma recupera ancora il Montepaone con Jenko che questa volta pretende troppo, scarica un destro senza pretese alle stelle, poteva essere un tiro da rugby ma a Jenko perdoniamo tutto perché è un giovane validissimo. Sì, a peccato di esperienza, avrebbe potuto stoppare ed impostare meglio l'azione per cercare di colpire il portiere ospite, però ormai è andata, ci ha provato e va bene. E con l'inizio del giro di ritorno lasciateci anche ringraziare l'efficientissimo ufficio stampa del Real Montepaone che ogni domenica ci fa trovare tutto organizzato con le formazioni eccetera. Con un ufficio stampa così è un piacere fare le telecronache. Intanto ancora Marcellino che viene fermato da Pugliesi, rilancio a cercare Mellace ma c'è Grillone che fa buona guardia e questo sarà un bellissimo duello con Idi e Grillone a cercare di fermare le velleità offensive di Giuseppe Mellace e soprattutto di quel Velio Passafaro che con i suoi 13 gol è veramente, così come è stato Giglio del Taverna, uno degli attaccanti principali di questo girone C di prima categoria calabrese. Dialogano ancora Leone e Grillone e poi Leone che rilancia in una direzione che dovrebbe essere quella di Fiorentino ma si inserisce molto bene Pilò, ruba palla e controlla, poi vede, alza la testa e vede di trovare qualche compagno e poi si appoggia ad Andrea Fioretti, lancio in direzione di Guerriero, Jenko ribatte, Bordino si inserisce, alza il pallone a Campanile e ancora Jenko e Guerrieri che controllano, elegante lo stop di Vatrella oggi con capigliatura Lamsic e lancio in direzione Marcellino, il rinvio di Alfieri per
viene ancora ribattuto e Alfieri rilancia in una zona dove presidiata da Vatrella, che si ferma e viene subito contratto da Guerrieri, combattimento corpo a corpo con la baionetta appunto tra i denti, e alla fine rimessa laterale che Jenko affida in cassaforte ai piedi di Mellace. Tocco per Conidi, Conidi avanza, si appoggia su Fiorentino, ancora una volta leggermente arretrato il passaggio, Conidi, Fiorentino e poi Domenico Voci che riceve, sono in quattro gli attaccanti del Montepaone, bella l'apertura per Marco Voci, forse un tantino lunga, e si spegne appunto il pallone tra le braccia del portiere Mercuri che recupera. Distinguiamo i due attaccanti del Borgia, che sono abbastanza simili dal colore delle scarpette, quindi per una volta le scarpette colorate ci fanno comodo, resta però appunto l'idiosincrasia rispetto a queste scarpette che ai miei tempi erano sicuramente nere. E Giuseppe, i tuoi? Lo stesso. Il divario di età non è che sia poi così eccessivo, dai. Io ricordo sia le scarpette nere sia il pallone a quadri, a riquadri bianchi e neri, però i tempi cambiano e però il calcio resta sempre il gioco più bello del mondo. Rimessa laterale in favore del Montepaone con Jenko che tocca per Vatrella, e quindi questa sarà la catena di sinistra del Montepaone, la palla che scivola però sul in out con rimessa laterale affidata, se non andiamo errati, a Criniti, e quindi possiamo parlare tranquillamente di un 4-4-2 per quanto riguarda il Borgia, mentre le consuete alchimie tattiche di mister Pisano ci permettono comunque di parlare di un 4-4-2 anche per il Montepaone, ma staremo poi a vedere come si sviluppa il gioco. Colpito involontariamente da Passafaro il guardalinea, ancora un lancio verso Vatrella che si spintona con Pugliese, l'arbitro però non dice niente, la palla finisce in rimessa laterale, quindi potremmo dire più che Vona da Crotone, Vona da Birmingham, perché sta arbitrando effettivamente all'inglese, comunque dando l'idea di tenere in pugno la partita. La rimessa cerca di favorire ancora un giocatore del Borgia, tra una serie di batti e ribatti sono i due Mellace che si affrontano e poi forse subisce fallo appunto Armando Mellace, e si riprenderà con una punizione con mister Pisano che offre il pallone appunto a Grillone. Notiamo che si tratta di palloni modello mondiale brasiliano. Vona però stabilisce che il punto di battuta è stato portato troppo in avanti, bisogna andare rimanere prima della linea di centrocampo con Grillone che però appunto cerca di recuperare qualche metro, alla fine siamo lì, metro più metro meno, si tratta comunque di una punizione a centrocampo. Vediamo appunto Grillone che batterà di destro, c'è il movimento di Domenico Voci subito premiato dal lancio di Grillone, non interviene Criniti, Domenico Voci tocca per Vatrella e attenzione perché ha preso probabilmente il piede di Vatrella e quindi punizione in favore del Montepaone. L'intervento di Pugliese ha preso praticamente il piede d'appoggio di Vatrella che è caduto, se fosse avvenuto all'interno dell'area sarebbe stato rigore netto. Beh, sicuramente la differenza è di qualche metro, ma più che altro c'è da aggiungere come il Montepaone, più guardingo e ordinato in difesa, cerca di sfruttare al meglio il Pertugio a centrocampo e giunge adesso negli ultimi minuti molto di più davanti alla porta difesa da Mercurio, e, mentre il Borgia non è così ordinato, si proietta un po', anche un po' alla rinfusa dal centro in giù, e il Montepaone pare ne stia approfittando. Sono in sei all'interno dell'area di rigore, Mellace si prepara a battere, batte direttamente in porta, si impenna il pallone sulla respinta della difesa, recupera però Guerrieri e tocca per Pilò, partenza in contropiede per il Borgia, con Pilò che macina chilometri mentre rientra il Montepaone, taglio di Passafaro, non lo vede Pilò che poi cerca la soluzione di Potenza e questa volta ha ragione un po' a smadonnare Passafaro perché aveva fatto un buon taglio ed era anche in posizione regolare. Pilò ha preferito la conclusione personale, che però è stata tranquillamente bloccata da Leone, che ci sembra un portiere all'altezza di Emanuele Fiorentino, quindi continua la scuola di grandi portieri qui a Montepaone. Il tocco di Fiorentino viene intercettato da Criniti, che controlla la palla, evita Marco Voci e scarica poi verso lo stesso Pilò, che controlla il pallone, viene però fermato fallosamente da Fiorentino e quindi si riprenderà con una posizione in favore del Borgia che viene subito battuta. La palla finisce ancora a Francesco Fiorentino,
tocco per Domenico Voci, scambio con Marco Voci, recupera la palla senza farla andare in out Domenico, ancora Voci, tocco per Procopio e questa volta probabilmente sia pur millimetrico il fuorigioco di Salvatore Procopio c'era, quindi la difesa del Borgia cerca di mantenere alta la linea per poter mettere in fuorigioco i giocatori del Montepaone nel momento in cui tentano le verticalizzazioni e le penetrazioni. Ancora una volta Vona di Crotone, che in questo caso più che arbitrare all'inglese fa un po' il geometra, che dice che bisogna arretrare di 5-6 metri e quindi toccherà a Mercurio nella sua elegante casacca arancione con calzoncini neri e calzettoni arancioni a effettuare il rilancio col suo piede, no, col destro, quindi calcia sia di destro che di sinistro Mercurio. Il colpo di testa viene intercettato dai giocatori del Borgia con Fioretti che in maniera elegante evita un avversario, alza la palla, la mette in mezzo verso Mellace, Conidi interviene con decisione e allargando il compasso delle sue gambe appunto riesce a evitare che la palla finisca a Mellace, però andiamo ad annotare sul nostro taccuino il primo calcio d'angolo in favore del Borgia con Pilò che esortato dagli ultras si prepara appunto a battere questa volta di destro a rientrare, quindi cercando appunto la mischia all'interno dell'area piccola del portiere. Sono 5, anzi 6 i giocatori del Borgia, parte la parabola di Pilò, il pallone rimbalza Fioretti di testa, per poco non mette dentro, da quella posizione a nostro avviso era più facile segnare che sbagliare, sul rimbalzo effettuato da due difensori del Montepaone e Fioretti che però al ventesimo, anzi ventunesimo del primo tempo, ha la più ghiotta occasione fino a questo momento, colpisce di testa e mette in out quando però la palla sembrava essere facilmente indirizzabile verso la rete. Vediamo se il Montepaone riprende un po' le redini di questa partita che ha lasciato negli ultimi 5 minuti al Borgia con Leone e Conidi che appunto dialogano e oggi che fa meno freddo sono maggiori di più i giocatori del Montepaone a mezze maniche. Il lancio di Mellace viene intercettato da Criniti perché ricordiamo che domenica scorsa il solo Conidi aveva la maglietta a mezze maniche. Recupera Marcellino, contratto da Bordino, vince il tackle, indirizza verso Domenico Voci, interviene la difesa con Scarfone che rinvia, non controlla Mellace, Armando, Giuseppe cerca di lanciare Velio Passafaro, Guerriero lo chiama, riceve il pallone, entra all'interno dell'area, controlla ma viene contratto in corsa da Jenko e effettivamente questo Borgia sta crescendo perché è arrivato al secondo calcio d'angolo con una serie di sfuriate che partono in velocità sostanzialmente delle ripartenze e costringono il Montepaone a stare molto attento sulla difensiva. Sarà Passafaro il bomber a occuparsi di questo calcio d'angolo, vediamo che chiede all'arbitro di far allontanare Vatrella, sono Passafaro e Pilò sulla palla, vediamo se Passafaro calcerà di sinistro oppure toccherà per Pilò, vediamo quale, ormai si studiano gli schemi anche sul calcio d'angolo, batte Pilò, il pallone arriva in al centro dell'area, ribattuta e Guerrieri tenta il tiro e Conidi lo mura perché Guerrieri nella mischia era riuscito a tirare di sinistro indirizzando verso lo specchio e la porta. Parte ancora Criniti, mette in mezzo il pallone, Fiorentino ribatte, chiedono il fallo di mano i giocatori del Borgia ma l'arbitro ben posizionato dice di no e il lancio di Marco Voci viene intercettato da Bordino che in questo caso ha salvato la situazione perché Domenico Voci stava per ripartire e intanto c'è un fallo ci sembra su Fioretti con punizione in favore appunto del Borgia con l'arbitro che appunto ha fischiato il fallo. È un Borgia che sta attaccando, Giuseppe. È un Borgia che sta dando filo da torcere alla formazione giallo-verde. Negli ultimi minuti mister Fioretti ha resettato il centrocampo e abbiamo visto già due corner a favore del Borgia, con un Borgia che ha delle veloci ripartenze che possono mettere in serie difficoltà questo Montepaone. Tutti in fila all'altezza dell'area di rigore, della linea che delimita l'area di rigore, il pallone però viene ribattuto da Mellace con Procopio che fa sportellate con Pugliese, difende il pallone, lo scarica per Fiorentino che cerca di ragionare, avanza per qualche metro e poi probabilmente evita Pilò e cercherà di innescare Marco Voci. Pilò torna su di lui però e mette la palla in rimessa laterale. È sul fronte di sinistra del Borgia che c'è il numero 7 Pilò che sta sicuramente facendo un ottimo lavoro
sia di contenimento e interdizione sia di impostazione dell'azione, che in effetti sta un po' frenando la consueta e abituale verve offensiva di Fiorentino, di Francesco Fiorentino. Ancora una rimessa laterale per il Montepaone che guadagna metri, e sarà appunto Fiorentino a preparare appunto questa rimessa, toccando per Salvatore Procopio che difende la palla, cerca di scambiarla ma finisce ancora tra i piedi di Fioretti. Attenzione, perché c'è stato un contatto tra Fioretti e Procopio non sanzionato dall'arbitro, che poi però fischia, e non si capisce bene a questo punto il perché. Probabilmente si sarà preoccupato per Procopio, e allora va a accertarsi delle sue condizioni, visto che probabilmente ha preso una manata in faccia. Sicuramente la differenza di punti da il Montepaone e il Borgia, parliamo di 36 contro 19 per quanto riguarda la classifica, in questo momento non si intravede se non negli spunti iniziali del Montepaone, e sicuramente sia la vice capolista che appunto la squadra ospite stanno offrendo uno spettacolo denso di emozioni, con intanto lo spettacolo offerto dal signor Vona che rimette la palla tra i piedi dei giocatori, sportivamente viene lasciata a quelli del Borgia che a loro volta la lasciano a quelli del Montepaone. Fair play Uberalles. Sì, sì, ed è bello vedere questo perché dimostrano lealtà sportiva comunque i 22 in campo. Eh sì, perché sono sempre battaglie, ma battaglie sportive dove bisogna vedere quanto si è bravi e non quanto si è cattivi. Ecco che riparte ancora Grillone, che quest'oggi praticamente presidia la fascia, la zona sinistra della zona difensiva del Montepaone, con Giuseppe Mellace che suona la carica e Domenico Voci che apre in direzione di Conidi. Molto bello questo cambio di campo, intercettato però da Criniti, che poi cerca di innescare Pilò, controllato da Francesco Fiorentino, che rimette poi in campo per il numero 10 appunto Barcellino. Il tocco è ancora per Conidi, compassato ma attenta l'azione del Montepaone, che cerca sempre di costruire con le due linee centrocampo e difesa, le due linee a quattro del Borgia, che si chiudono moltissimo proprio per non dettare gli spazi di manovra e le linee di passaggio appunto al Montepaone. Anche se gli spettatori magari non apprezzano molto questi dialoghi in partenza, sono importantissimi per creare degli spazi e permettere poi i lanci in profondità oppure i dialoghi tra i giocatori. Ancora uno scambio non riuscito con Fioretti che si inserisce sul passaggio di Domenico Voci. Il tocco poi è per Passafaro che punta Mellace, vediamo se lo evita, si accentra, tenta il tiro, gli rimbalza male il pallone, ma buona l'intenzione di Passafaro, che chiede scusa all'altro Mellace, Giuseppe, che gli aveva dettato il passaggio, ma sicuramente ha fatto un movimento da grande attaccante, anche se il tiro non era certamente adeguato appunto ai 13 gol segnati. Il tocco ancora per Conidi, è una partita intensa, non velocissima, ma con trame che si cerca di appunto preparare in maniera ordinata. Il tocco favorisce appunto il ritorno di Pugliese, mischia con Vatrella che cerca di anticipare lo stesso Pugliese, che poi mette in angolo per il quarto tiro alla bandierina da parte del Montepaone. E appunto Vatrella che si sposta da sinistra, zona di pertinenza, a destra per battere il calcio d'angolo, anche se nello schema che abbiamo visto Vatrella finge e Mellace calcia, anche se uno schema ripetuto più volte poi probabilmente perde l'effetto sorpresa. Vediamo ora se Vatrella, che alza la mano, farà, sarà lui a battere. Ecco che parte Vatrella, ancora la finta, ancora Mellace, palla che arriva all'interno dell'area di rigore, ma dopo aver superato in linea d'aria la trasversale, e quindi finisce in rimessa dal fondo. L'abbiamo imparato anche noi questo schema sul calcio d'angolo, Giuseppe. Sì, ormai è consueto vedere questo schema, noi lo vediamo tutte le partite in casa, si può dire, anche se per come era la dinamica in aria sarebbe stato più proficuo un consueto calcio dall'angolino del corner, avrebbe permesso uno spunto migliore forse. Ed ecco che intanto cerca di recuperare il pallone Marco Voci, Domenico Voci lo riceve, però c'è stato fallo su Criniti, l'arbitro ha aspettato che lo sviluppo dell'azione per poi fischiare. Probabilmente, trattandosi di due squadre molto tecniche, anche un passo in più, un passo in meno sul calcio d'angolo potrebbe cambiare le cose, quindi qui si vede la mano dei due mister che appunto sono attenti su tutti i particolari dello sviluppo delle azioni. E intanto Criniti, che rinvia senza guardare, la palla finisce
in rimessa laterale, che sarà come di consueto di competenza di Francesco Fiorentino, che all'altezza della linea del centrocampo scambia con Marco Voci, riceve poi la palla di ritorno, lancia verso Procopio ma viene francobollato da Scarfone, il cui lancio è impreciso. È ancora Mellace che di controbalzo serve Jenko di testa per Marcellino, ottimo il controllo, si volta di fronte a sé un avversario, preferisce appoggiare all'indietro per Mellace, ancora uno splendido cambio di campo in direzione Domenico Voci, sovrapposizione di Fiorentino, si accentra Domenico Voci, mette in mezzo, colpo di testa di Procopio, e questa volta è stato bravo Mercurio, ma soprattutto è stato bravo Alfieri a contenere la fisicità dell'attaccante del Montepaone, e quindi è stato uno scontro fisico con colpo di testa che non ha avuto la intensità che voleva assegnargli appunto Procopio. Ma al 29esimo del secondo tempo, attenzione, il lancio di Mellace per Vatrella, anche qui segnalato il fuorigioco, bisogna vedere se l'arbitro è stato attento o meno, noi c'eravamo un attimo distratti e quindi non abbiamo visto il momento della partenza del giocatore. Ancora un recupero di parecchi metri con il Borgia, che nella persona appunto di Scarfone batterà questo calcio di punizione dalla tre quarti zona difensiva appunto della squadra di Borgia. Il lancio a favorire Guerriero, ottimo il tocco di tacco, purtroppo effettuato fuori dal campo, e quindi rimessa laterale. E Jenko che tocca per Mellace, ancora una sventagliata questa volta di sinistro direttamente su Mercurio, che blocca la palla e fa segno ai suoi di avanzare. Ecco che in questo momento si nota proprio il 4-4-2 del Borgia in fase offensiva. E ancora Jenko non colpisce la palla, Mellace, scontro tra omonimi con Jenko che se ne va molto bene, subisce fallo, attenzione, cartellino giallo per Bordino che ha commesso fallo sullo slancio per frenare appunto lo scatto di Jenko. È un fallo probabilmente più tattico che cattivo, però Vona va proprio a spiegargli che queste cose non si fanno, e vediamo che si frappone un altro giocatore, dovrebbe essere Scarfone, che appunto va a dialogare da capitano con l'arbitro signor Vona, mentre sia Bordino che Mellace hanno qualcosa da dirgli. È un lungo dialogo e quindi chissà cosa si stanno dicendo, Giuseppe, probabilmente l'arbitro sta dicendo birbantello e Bordino sta dicendo prometto non lo faccio più. Non lo faccio più. Ecco che Vona ancora si sta spiegando col capitano del Borgia, stretta di mano, insomma si vuole spiegare. Intanto anche Bordino molto correttamente, questo è da applaudire, va ad abbracciare il giovane ed efficacissimo Marcellino, che ha iniziato la partita alla grande e ora appunto sta continuando a macinare gioco e chilometri in maniera non indifferente. Sarà appunto Grilloni a calciare appoggiandosi a Mellace che apre poi in direzione di Conidi, c'è Fioretti che lo affronta, Conidi però alza la testa, cerca in profondità un compagno, ma la palla poi finisce a Bordino con Mellace che gliela ruba e Conidi che rinvia, il pallone è in zona Voci, il colpo di testa però favorisce ancora Pilò che riceve la palla, cerca di accentrarsi, cerca di evitare soprattutto Mellace e poi lancia verso Passafario, si gira, raddoppio la marcatura con Domenico Voci che lo stende, rapido sia Passafario sia il raddoppio della marcatura da parte appunto dei giocatori del Montepaone, con Pilò che recupera il pallone, si cerca la fucilata contrato da Mellace, ma l'arbitro ha qualcosa da dire su Mellace, secondo lui l'ha toccata appunto di mano e quindi dai 30 metri viene assegnata una punizione. Questa è una di quelle punizioni che possono diventare pericolose, ma soltanto se il portiere si addormenta. Beh, la distanza c'è, però abbiamo anche visto come i calciatori del Borgia hanno buoni colpi dalla distanza, E quindi stiamo attenti a Mellace, che è uno specialista dei calci piazzati e quindi potrebbe anche diventare pericoloso, però appunto se non sono 30 il nostro computer ce ne segna 28 per l'esattezza di distanza dalla porta difesa da Leone, quindi l'esperto e potente Mellace, Giuseppe, che cercherà di
uccellare Leone, che però ha già disposto una barriera a tre proprio per vedere il pallone, ma potrebbe anche essere Pilot a tirare. Vediamo chi dei due parte Pilot, finta, e poi Mellace, scarica di potenza, attenzione, non sicurissimo l'intervento di Leone, che però sul rimbalzo della palla è fortunato, perché la palla finisce in out, quindi il tiro non era potentissimo, Leone non l'ha bloccato e la palla però è finita per fortuna del Monte Paone in calcio d'angolo. È il terzo calcio d'angolo per il Borgia, con Pilot in trasferta sulla zona destra del campo che si appresta a battere, lunga la parabola, grappolo umano, tenta il colpo di testa, passa a fare anzi il tiro e poi viene ancora contrato da Grillone, e quindi un altro calcio d'angolo con il Borgia che non rinuncia ad attaccare anche quando magari si trova in situazioni di pressione da parte del Monte Paone. E stavolta Passafaro che si prepara a battere di destro, il pallone arriva ancora al centro, colpo di testa di Domenico Vosci, la palla finisce a Vatrella che la mette ancora in calcio d'angolo. Continua la pressione da parte di un Borgia incitato dai suoi tifosi quando siamo al 34esimo del primo tempo, con un altro calcio d'angolo effettuato appunto da Pilot. Alza entrambe le braccia, questo è il segno di chiamare uno schema, la palla arriva, Mellace ribatte, recupera ancora Vatrella, parte come un treno tutto il Monte Paone con, attenzione, Marcellino e Jenko che hanno rubato palla, sono due contro uno, Marcellino recupera il pallone e poi tenta il tiro, e questa volta Marcellino non ha avuto fiducia in Jenko, ha cercato l'angolino, ma erano partiti molto bene tutti e due i giovani fuori quota del Monte Paone, e questa ripartenza poteva far male a un Borgia che si era proiettato tutto in avanti. E Alessandro Pisano applaude i suoi, anche se probabilmente dentro di sé penserà che forse Marcellino poteva toccare per Jenko, ma in quei momenti sono decisioni che si prendono in un attimo e quindi solo il gol dall'applauso, tutto il resto porta critiche. Il colpo di testa viene ancora accolto dal Borgia, rilancio non preciso che favorisce ancora lo scatto di Jenko imbeccato da Marcellino. Jenko ha di fronte a sé un avversario, si tratta di Guerrieri, recupera ancora il pallone e poi Guerrieri che evita l'intervento di Vatrella e porta poi la palla in rimessa laterale a favore del Borgia. Tu avresti tirato o passato a Jenko, Giuseppe? Io avrei passato a Jenko, onestamente era in una posizione migliore, consentiva un maggiore sviluppo dell'azione. Ed erano partiti comunque velocissimi, tutti e due andavano a 100 all'ora, è stata una ripartenza comunque bella. E appunto Mercurio che rilancia lontano, dove Mellace viene anticipato da Jenko, con Bordino che non colpisce bene e costringe Pilot a una corsa a ritroso per recuperare il pallone, controllarlo e risuperare di nuovo il centrocampo. Ancora un lancio lungo con Mellace che cade per terra nello scontro con Grillone, qui due esperti a confronto, perché Mellace sicuramente si è lasciato andare, Grillone non gli aveva dato molto spazio e quindi probabilmente è giusta la decisione di Ivona, che appunto ha sorvolato su questo episodio. E ancora Mellace, si tratta di Armando che controlla il pallone, cambio di gioco, intercettato però molto bene da Pugliese. Ancora una volta Jenko che tocca verso Marcellino, Salvatore Procopio, è uno scontro molto maschio con Scarfone, il lancio verso Passafaro con Conidi che torna indietro alla grande, fa una diagonale a 100 all'ora e mette la palla in rimessa laterale. Molto bravo in questo caso Conidi, che ha incominciato a roteare le gambe in maniera impressionante, superando appunto in velocità Passafaro che stava già pregustando la possibilità di puntare la porta. Ed ecco che mister Fioretti questa volta si premunisce, chiama indietro Pugliese e dice: ragazzi, manteniamo comunque la difesa, restano in quattro a presidiare la zona difensiva, con Guerrieri che effettua la rimessa che però favorisce Marcellino che tocca verso Mellace, ritorno di Guerrieri, lo evita Mellace, evita anche Vatrella in questo caso, e poi appoggia per Capitan Grillone che tocca per Conidi e riparte il fraseggio, la manovra del Monte Paone che guadagna metri, sta per superare il centrocampo. Conidi tocca verso Marco Vosci che controlla il pallone di destro, viene anticipato però da un ottimo intervento di Pilot che poi taglia con Mellace che recupera e scarpa
Buffone che lancia, dove c'è però Grillone che è una sicurezza. Il tocco è per Vatrella che se ne va in velocità rispetto a Pugliese, velocissimo Vatrella, entra in aria, mette in mezzo, Pugliese ribatte, ancora Vatrella e questa volta Alfieri che blocca tutto, non si passa e l'arbitro, scontentando anche i numerosi tifosi del Montepaone, fischia la punizione in favore del Borgia, considerando un fallo in attacco da parte del Montepaone. Comunque Vatrella, quando parte in questo caso sulla sinistra, è veramente un fulmine. Sì, sì, ma comunque è un match caratterizzato dalle veloci ripartenze da una parte e dall'altra. Vatrella riesce a dare del suo perché punge al punto giusto, però nell'episodio non mi sembra ci fossero stati gli estremi di un calcio di rigore. E intanto Domenico Voci tocca per Marco Voci, in questo caso c'era il fuorigioco in partenza, ha accelerato forse di un attimo in più Marco Voci nella partenza e quindi sarà punizione in favore di Scarfone. Un altro dato interessante del girone d'andata del campionato di prima categoria Girone C è che praticamente sono state ben 62 in generale vittorie in casa, soltanto 38 vittorie in trasferta e 19 pareggi, quindi è un campionato dove conta molto il fattore campo. Intanto il Borgia, nel momento in cui preme il Montepaone, si difende e mette la palla in rimessa laterale, Marcellino, Jenko e ancora poi il tocco verso Grillone con Mellace che cerca di disturbarlo e Grillone che si disimpegna toccando per Leone poi per Conidi che chiede palla, riparte e ha parecchi metri di campo davanti a sé, però poi tocca per Grillone, tutta la squadra aumenta il proprio baricentro, anche qui vediamo perfettamente le due linee in questo caso di attacco con quattro giocatori che appunto di centrocampo e in attacco, ancora Grillone con Alfieri che colpisce di testa e poi Grillone che di testa favorisce Mellace, parte Fiorentino, Mellace lo vede con un lancio molto preciso, Fiorentino tutto di prima, in mezzo colpo di testa, Procopio sta per essere favorito ma sventa tutto Pilò, ancora un colpo di testa con Jenko, elegante lo stop, tocco per Mellace e ancora una volta fa girare tutta la squadra il barbuto numero 4 del Montepaone toccando per Fiorentino, mette in mezzo Procopio, si gira, finta il tiro, Scarfone non ha bocca e recupera il pallone, rilancio di esterno a cercare Passafaro che è in posizione buona, ruba palla, ha di fronte a sé Mellace prontamente tornato in copertura, lo supera, attenzione ci sono 4 giocatori in attacco del Borgia, il tocco poi a favorire Mellace, molto bravo Jenko a ribattere con Marcellino che cerca di andarsene e recupera Pugliese che poi è favorito da un rimpallo e tocca ancora verso Fioretti, il tocco di Fioretti a favorire un compagno viene recuperato al Montepaone, elegante lo stop di Vatrella, chiede palla Marco Voci ed è ottimo l'intervento del numero 5 Alfieri che allungando appunto la gamba riesce a evitare che il pallone finisca sullo scatto di Marco Voci, questa volta in posizione regolare. 41esimo del primo tempo, ancora 0-0 tra Real Montepaone e Borgia, una partita che come al solito non ci sta lasciando respirare. Mellace contratto da Grillone e da Jenko e anche dal punto di vista fisico ci sembra che Jenko non abbia nessun timore reverenziale, così come non lo ha l'altro under Guerrieri che ora va a recuperare il pallone come al solito. Qui a Montepaone il secondo anello si è riempito solo dopo che è tutto strapieno il primo anello, quello coperto, dicevamo Guerrieri ha recuperato all'altezza dei tifosi del Montepaone del primo anello, la rimessa non ci è sembrata perfetta, infatti il signor Vona da uomo preciso quale assegna appunto una rimessa laterale, è 0-0 ma uno 0-0 spettacolare. Sì, uno 0-0 spettacolare dove le due compagini si stanno dando veramente battaglia, in alcuni frangenti saltano anche gli schemi perché le veloci ripartenze lo rendono difficile mantenere una posizione ordinata, però tutto va a vantaggio dello spettacolo che i 22 stanno offrendo. E soprattutto si gioca a calcio ragionando, cercando le trame offensive così come vogliono sia mister Fioretti che mister Pisano. Il tocco è per Grillone, recupera su di lui Mellace, Grillone però imbecca Jenko, stop e probabilmente con la mano l'intervento di Pugliese che per evitare che gli passasse sulla testa la palla di Jenko ha toccato con la mano, nonostante le proteste ci sembra che sia abbastanza netto l'intervento e anche se lontano il signor Vona probabilmente più per esperienza che per aver visto il tocco di mano ha fischiato. C'è ancora qualche polemica, qualche discorso tra Jenko e altri giocatori, ma sarà Mellace probabilmente di destro a appunto
a mettere in mezzo la palla con tutti i giocatori lunghi del Montepaone, vediamo anche Conidi che si prepara a entrare in area di rigore, che cercheranno appunto la deviazione di testa. Vona, dopo aver considerato la distanza, si va a mettere nella posizione giusta, vediamo ora come calcerà Mellace, mentre mister Fioretti appunto chiama sotto uno schema, parte Vatrella, parte Mellace, il pallone però viene ribattuto all'altro Mellace con Passafaro, che probabilmente, sì, questa è giusta come segnalazione, viene messo giù da Grillone che lo stende e poi gli chiede scusa e si scambiano il 5 e i due giocatori. 43esimo, 46 secondi e una manciata di decimi per un primo tempo di una partita che ci sta appassionando, nonostante il terreno sia molto pesante, e probabilmente alla fine conterà moltissimo la forma atletica, alla fine avrà il sopravvento chi riuscirà a mantenere il ritmo elevato anche nella seconda frazione di gioco. Vona misura ancora il terreno per poi permettere ad Alfieri appunto di calciare, cercando appunto di innescare qualcuno dei suoi compagni. Mellace chiede palla, il pallone arriva però in zona di Grillone che colpisce di testa, Domenico Voci protegge il pallone e poi batte subito per Francesco Fiorentino, che scarica verso Conidi, che poi alza il pallone verso Marco Voci, il colpo di testa di Criniti ad anticiparlo, rimessa laterale in favore di un Montepaone che appunto sta cercando di trovare il bandolo di una matassa imbrogliata moltissimo da parte del Borgia, che è riuscito a disinnescare gli esterni sulle fasce del Montepaone e quindi a rendere difficile la vita. Attenzione, è ancora Scarfone che evita il ritorno di Domenico Voci, con Jenko che cade giù, ancora si combatte con la baionetta, Bordino vince il tackle, altro tackle con Marcellino, nessuno tira indietro la gamba, ma nessuno gioca per fare male sicuramente. Armando Mellace scarica per Marcellino di sinistro verso Vatrella, non è perfetto il controllo e questa volta dubbio, ma mi fa segno Giuseppe Ranieri che c'è il fuorigioco di Marco Voci o forse il fallo di Vatrella. No, ecco, in questo momento l'arbitro fischia alla fine della prima frazione di gioco. No, non si trattava di un fuorigioco, ma era il fallo di Vatrella qua sulla tre quarti. E quindi finisce con precisione matematica Vono, quindi si fischia sullo 0-0 tra le due squadre, Montepaone e Borgia, ecco che vanno tutti negli spogliatoi, c'è ancora qualche parola da spendere tra i giocatori, i dirigenti e le varie panchine, però tutto sommato possiamo dire un primo tempo che finisce con un risultato giusto di parità, occasioni da entrambe le parti e anche in questo caso noi ci andiamo a prendere un bel tè caldo insieme ai giocatori, soltanto virtualmente, perché loro sono negli spogliatoi, noi al bar della tribuna, e vi diamo appuntamento al secondo tempo. Ricevitoria Gerace a Montepone-Rivo. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win for Life ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Rito. Su di noi puoi scommetterci. Gentili spettatori di S1 TV, bentornati e bentrovati per assistere a questo secondo tempo del match della sedicesima giornata della prima categoria calabrese Girone C tra Montepaone e Borgia. I primi 45 minuti si sono conclusi con il risultato occhiali, con uno 0-0 che però è vissuto di parecchi spunti da parte di entrambe le squadre che hanno appunto ha avuto le loro buone occasioni. Risalutiamo Giuseppe Ranieri che è tornato qui in tribuna stampa, al caldo della tribuna stampa, dopo aver fatto quattro passi per sgranchirsi. Sì, è un buon caffè anche. E soprattutto abbiamo chiuso la porta della tribuna stampa, così abbiamo maggiore calore in questa giornata tipicamente invernale, dove ancora una volta, permettetemi anche se sarò ripetitivo, di dire quanto è bello il Frabotto Mannesi, dove c'è il campo verde e il mare sullo sfondo con un panorama certamente invidiabile. Il Montepaone sta scendendo in campo, il Borgia è già quasi schierato e non ci sembra di vedere sostituzioni né dall'una che dall'altra parte, anche se di questo poi chiederemo
diamo notizia a Giuseppe Ranieri per vedere con più occhi se ci sono differenze. Quindi le formazioni dovrebbero rimanere le stesse, con Mercurio, Pugliese, Criniti, Andrea Fioretti, Alfieri, Scarfone, Pilò, Bordino, Passafaro, Giuseppe Mellace e Guerrieri per il Borgia, Leone, Francesco Fiorentino, Ienco, Armando Mellace, Conidi, Grillone, Vatrella, Marco Voci, Procopio, Marcellino, Domenico Voci per appunto il Montepaone. Con il Borgia che rispetto alla nostra postazione attaccherà da destra verso sinistra in tenuta appunto granata, e il Montepaone che invece da sinistra verso destra con la consueta tenuta bianca, con simpatici ed interessanti inserti chiaramente giallo-verdi. Mister Pisano ha fatto riscaldare durante l'intervallo l'intera panchina, e quindi probabilmente abbiamo visto Pirritano, abbiamo visto praticamente tutta la panchina ad esclusione di Emanuele Fiorentino, pronta appunto a subentrare. Quindi prevediamo che nell'ambito dello scacchiere tattico del Montepaone e probabilmente anche del Borgia di Fioretti ci saranno delle variazioni nel corso del secondo tempo, perché entrambe le squadre, pur rispettandosi, vogliono chiaramente puntare alla posta piena, cioè al successo e ai tre punti. Si schierano in sette sulla linea di centrocampo del Montepaone quando si sta per partire, con Salvatore Procopio che sicuramente toccherà indietro in direzione Marcellino. Controlla l'orario il signor Vono, fischio perentorio, e Marcellino che lascia poi a Mellace per calciare in direzione Fiorentino. Colpo di testa a favorire Domenico Voci, entra in aria Domenico Voci, mette in mezzo, arriva come un falco il numero, ci sembra il numero 3, Ienco, e mette la palla però sull'esterno della rete. È stata un'azione in velocità, Ienco si è proiettato e poi di piatto destro ha messo però fuori, facendo sussultare tutti gli ultras, e ce ne sono moltissimi oggi, sia quelli del Montepaone che quelli del Borgia, però nulla di fatto. E quindi quando non è passato neanche un minuto dall'inizio del secondo tempo, sicuramente l'avvio, la partenza del Montepaone è stata di quelle importanti, con Ienco che ora dialoga con Marcellino, il tocco favorisce Andrea Fioretti che difende molto bene la palla, cercando poi il compagno Guerrieri, il pallone rimbalza, cerca Marcellino di recuperarlo, Alfieri però alla fine lo mette in rimessa laterale, ultimo tocco da parte dei giocatori del Montepaone e si partirà con la rimessa laterale. Anche questa un'azione costruita prima in allenamento e poi realizzata in campo la domenica. Sì, sicuramente, mister Pisano è uno di quelli che lavora tanto sul terreno con i suoi atleti. C'è però da dire come è stata davvero una ghiotta occasione che per un soffio non si è tramutata in un gol, e questo lo lascia anche immaginare come negli spogliatoi lo stesso mister Pisano abbia potuto mettere a dura prova i suoi, perché il bottino serve, il punteggio serve per fare bottino in classifica. E intanto vediamo il bomber Marco Voci che si posiziona sulla zona destra del campo con Procopio in mezzo e Vatrella che fa un po' il pendolino sulla zona sinistra, quindi possiamo parlare di un 4-3-3 in questa fase da parte del Montepaone, anche se la posizione di Armando Mellace è sempre particolare. Anche in questo inizio di secondo tempo un saluto agli ultras, quelli del Montepaone e quelli ospiti del Borgia, che stanno portando il loro sostegno alla causa appunto della propria squadra. Intanto riparte il capitan Grillone che scambia con Armando Mellace che si appoggia su Marco Voci che è arretrato, quindi proprio per tirare via un compagno, un avversario del Borgia. Conidi cerca la profondità e Pilò dice di no, quindi questo movimento particolare di Marco Voci va annotato al secondo minuto del secondo tempo. Il tocco è ancora per Domenico Voci che si gira bene, scambia con Marco Voci che gli restituisce la palla, capisce tutto Pilò, mette la punta del piede destro e la sfera finisce in rimessa laterale. Un dialogo costante e continuo tra i due Voci, un dialogo ad alto contenuto tecnico con Fiorentino che ora rimette per Voci, la palla finisce come ancora a Fiorentino e Bordino che rinvia in zona Pilò che controlla il pallone, se ne va sulla fascia, se ne va proprio fuori campo per contratto da Domenico Voci, la rimessa sarà ancora per Fiorentino a Salvatore Procopio che protegge il pallone, viene chiuso nella morsa dei difensori
difensori del Borgia. Alla fine è un combattimento corpo a corpo, ma Procopio si accorge che un avversario ha ricevuto un colpo al volto e molto cavallerescamente mette la palla in rimessa laterale, quindi si riprenderà con la rimessa laterale dopo che Criniti aveva appunto ricevuto un colpo ed era rimasto per terra. Il signor Vona di Crotone dice che bisogna appunto riprendere con la rimessa, e Scarfone che riceve il pallone e lo restituirà sicuramente ai giocatori del Montepaone, anche se appunto far risalire un po' tutta la sua squadra in maniera che si possa respirare, mentre il Montepaone, tra gli applausi dei tifosi, recupera palla con Grillone che la scambia con il giovane Leone, che finora escluse un'incertezza non ha di certo demeritato, anche se sostituire Emanuele Fiorentino non è mai facile. Ecco che Jenko di destro in becca per Salvatore Procopio, che si evita un avversario elegantemente, lancia verso Vatrella, si inserisce tra i due, Pugliese evita che il pallone finisca uno degli attaccanti del Montepaone, che comunque continua tambureggiando l'assalto. Fiorentino, il pallone rimbalza, rinvio sbilenco del Borgia, con Fiorentino che recupera palla ancora per Mellace, che la mette in mezzo Alfieri, con Procopio che anticipa anche Marcellino e di sinistro mette un pallone insidioso, però lontano, almeno 2 metri dal palo alla sinistra di Mercurio. Però mentre vedo appunto che, come al solito, numerose sono le annotazioni sul taccuino di Giuseppe Ranieri, diciamo che è un Montepaone che è partito bene e un Borgia che ci sembra abbia leggermente arretrato il baricentro rispetto a come ha giocato nel primo tempo. Sì, e di questo arretramento del baricentro il Montepaone ne sta facendo forza, perché abbiamo subito visto in questa manciata di minuti iniziali come la pressione dell'11 giallo-verde si sta facendo sentire in maniera incessante. E intanto è rimasto a terra Alfieri, c'è il signor Vona che va a chiedere i chiarimenti perché Alfieri si sta toccando la caviglia, ma probabilmente più che altro si sta allacciando la scarpa, lo scarpino sinistro, e quindi si può riprendere con un calcio di rinvio, ora che sono passati i primi 5 minuti del secondo tempo, da parte del destro di Mercurio. La palla finisce a Mellace, rimbalza e Fioretti che combatte con decisione e poi mette la palla in rimessa laterale, dove sarà competenza di Fiorentino toccare per Mellace, che ancora scaglia un pallone in direzione Vatrella. Il colpo di testa di Pugliese viene però a favorire, attenzione, Marco Voci sul lancio di Jenko, si trova in fuorigioco, e anche in questo caso sia l'elemento umano, cioè l'occhio, sia l'elemento tecnico, il computer, ci dicono che era fuorigioco. Sì, sì, anche di qualche metro, ma c'era tutto. E quindi il signor Vona sinora, tranne una certa pignoleria, non ha ancora dato adito a particolari polemiche, con Mercurio che appunto calcia il pallone cercando di superare la metà campo. Se saltano in tre, alla fine il pallone finisce in direzione Grillone che lo recupera, Domenico Voci evita Fioretti, però poi recupera il pallone, e ancora Criniti che tocca, ma Domenico Voci scatenato sulla fascia destra che tocca per Fiorentino, con Criniti molto bravo nel coprire il pallone e nel rinviare, favorendo il numero 11 Guerrieri. Lancio in direzione Mellace, colpo di testa di Grillone che di giustezza ma anche con grande eleganza evita i pericoli e tocca per Mellace Armando. Se ne va Jenko, viene contratto da Guerrieri che sfugge anche a Mellace, e alla fine è ancora un insuperabile Grillone che recupera il pallone con Pilò che non era in fuorigioco quando la palla arriva sui suoi piedi, mischia con Idi, la palla rimbalza e l'ultimo a toccare è Passafaro. Ma ecco, rivediamo il Borgia del primo tempo, ficcanti ripartenze ma soprattutto grande agonismo e voglia di non perdere mai neanche un contrasto. Sì, nessuno tira la gamba indietro, chiaramente tutto in chiave agonistica, non per cattiveria, però il match si presta proprio a dare spettacolo agonistico, perché entrambe le squadre vogliono fare bottino pieno. E intanto vediamo che Pirritano, dalla voglia di riscaldarsi, è entrato in campo. Intanto attenzione, Mellace punta Grillone, molto bravo Grillone, una sorta di Bonucci, evita che passi Mellace, copre il pallone e costringe poi Mellace alla protesta, che sortisce l'ammonizione da parte dell'attento signor Vona. Comunque molto bello l'intervento di Grillone, con ammonizione nei confronti appunto di Mellace. Quando siamo giunti al 7:43 di questa partita, 0-0, e con Mellace che sta ancora protestando e Leone che intanto tocca per Grillone. Grillone e Leone dialogano, il portiere in completa tenuta verde, prima di destro e poi di sinistro, serve
appunto con Idi, che parte avanzando e toccando a Mellace, che fa un po' il playmaker arretrato. Un'altra caratteristica delle squadre di mister Pisano: portare indietro un play per poter meglio impostare l'azione. Attenzione alla pressione di Giuseppe Mellace, con grande tranquillità Mellace e Marco Voci appunto controllano il pallone, liberano alla fine Grillone, il lancio in direzione di Vatrella, anticipato però è ancora Mellace che tocca in profondità, direzione Ienco, colpo di testa di Alfieri, Marcellino sale al piano di sopra per colpire di testa con Procopio che poi protegge la palla, tocca per Domenico Voci, imbeccata per Marco Voci, anche questa volta scarfone di fisico ma anche di esperienza e con bravura, evita il raggiungimento del pallone da parte di Marco Voci e controlla che la sfera coiata finisca in calcio di fondo, che sarà come al solito compito di Mercurio battere appunto, ormai abbiamo imparato, col suo destro. Ecco che sono quasi tutti nel cerchio del centrocampo i giocatori raccolti in un fazzoletto, con Bordino che anticipa Mellace, il colpo di testa di Fiorentino e poi ancora un doppio Mellace sia Giuseppe che Armando che saltano di testa, e Marcellino che recupera la palla, parte in velocità Marcellino, tocca per Vatrella che riceve il pallone, chiede la palla a Domenico Voci, ancora una volta ottima la diagonale di Alfieri che non solo anticipa il pallone ma poi lo rinvia in una zona del campo dove però c'è soltanto Mellace che ruba palla a Grillone commettendo fallo e alzando eccessivamente la gamba. Anche in questo caso giusta la segnalazione da parte dell'arbitro con proteste di Mellace, e stavolta Armando Mellace che riceve il pallone e si prepara appunto a battere pochi metri prima della linea di centrocampo, con tutto il Montepaone che sfrutta in larghezza appunto il campo cercando di coprire anche le zone più esterne per aprire la difesa del Borgia, che però si chiude con Pilot che riparte lanciando in profondità in direzione Passafaro, ma troppo profondo il lancio, direttamente tra le mani di Leone che si affida subito a Conidi, con Conidi e Grillone, il vertice di questo triangolo è Mellace che impostano il pallone con Mellace, Giuseppe e Velio Passafaro che cercano di disturbare il fraseggio in fase di impostazione da parte del Montepaone. Mister Fioretti dice va bene così, gli altri debbono essere a copertura, parte appunto Conidi, serve Domenico Voci che in velocità di fronte a sé Scarfone cerca di andarsene, Domenico Voci mette in mezzo, la palla finisce a Marcellino, tiro, gran tiro, quasi a botta sicura di Marcellino che però non vede la porta e quindi la palla sfiora il palo ma almeno a un metro e mezzo di distanza. Bello il tiro, bella molto anche l'azione di Domenico Voci, questa volta Marcellino ha avuto tutto il tempo per ragionare e non è riuscito a cogliere lo specchio della porta, però quando siamo all'undicesimo minuto del secondo tempo sicuramente questa è una delle migliori occasioni create dal Montepaone, costruite più che create, perché si è ragionato molto e poi si è partiti in velocità con uno splendido Domenico Voci. Cerca di rispondere il Borgia, questa volta c'è il fallo di Grillone su Passafaro che riceve appunto un colpo alla testa, quindi giusta la segnalazione di punizione. Marcellino si è mangiato un gol. Sì, spreca una ghiotta occasione. Mi sembra di vedere, Giorgio, una di quelle gare dove a fare la differenza sono le difese e chi fa gol per primo vince. Cosa ne pensi? Sì, può essere anche questo, potrebbe essere poi un episodio a decidere la partita, anche questo lo vedremo nel prosieguo con Giuseppe Mellace che mette in mezzo, dove però Alfieri non riesce ad arginare la foga e quindi cade per terra praticamente da solo, e si riprenderà con un calcio di rinvio in favore del Montepaone con il suo portiere in divisa verde Anas Leone, che si prepara appunto a battere scaricando su Conidi. Conidi questa volta sono in tre a portare fastidio alla difesa del Montepaone, sono Pilot, Passafaro e Mellace, con Conidi che recupera metri e l'altro Mellace, Armando, che riceve la palla e poi di esterno destro molto elegantemente serve Grillone, quindi si riparte dalla zona sinistra della difesa del Montepaone con tocco all'indietro per Leone e Marco Voci che arriva fino all'altezza della propria area di rigore per impostare l'azione, con automaticamente Mellace che sale, ancora un lancio verso Fiorentino, stop di petto, scivola l'avversario,
tocco ancora per Domenico Voci che mette in mezzo Procopio, è il miracolo di Mercurio, bravissimi, molto bello, tutto molto bello con Procopio che ha tirato a botta sicura e Mercurio che è andato a togliere la palla dal 7 della propria porta alla propria sinistra, un'azione dove a meritare 10 sono entrambi i giocatori, non solo, anche quelli che hanno innescato l'azione. Il tocco è per Vatrella, questa volta era in fuorigioco, l'ha notato il signor Vona, Mellace aveva visto Vatrella libero ma non si era accorto che si trattava appunto di offside. Comunque molto bella l'azione con Procopio che si è presentato di forza solo davanti a Mercurio e Mercurio che ha risposto un po' alla Donnarumma distendendosi completamente sulla sua sinistra e andando a mani chiuse a ribattere il tiro pericolosissimo di Salvatore Procopio. È ancora 0-0, siamo al 13° minuto e Mellace conquista penso il 500.000° pallone di questa sua partita, però il lancio questa volta non favorisce nessuno e finisce rimessa laterale con Criniti che effettua la rimessa dove ci sono ancora Mellace e Grillone che si spintonano, vanno giù tutti e due, il fischio è di Vona che probabilmente ora ha preso un po' di punta Mellace, in questo momento per Mellace parliamo di Giuseppe, il pericolo è di provocare l'arbitro e di subire la seconda magari pericolosissima ammonizione. Sì, no, sono quelle situazioni che provocano confusione e che possono provocare sicuramente la reazione dell'arbitro con il cartellino, però è buona regola cercare di mettere la pace in campo e lasciare spazio al gioco. Anche perché sappiamo che gli arbitri, anche quelli bravi, sono magari un po' permalosi e quindi è meglio non stuzzicarli con proteste che possono essere evitate. È Mercurio che rilancia senza una grande precisione, costringendo Passafaro a un tocco all'indietro con Criniti che tocca poi in zona Pilò che di esterno cerca di innescare Passafaro, copre tutto Armando Mellace con Conidi, dialogo sullo stretto e ancora Mellace e Conidi escono molto bene dalla situazione affidandosi poi a Marcellino, la cui prova di oggi per quanto riguarda corsa, posizione tattica e dedizione penso meriti un 8 abbondante, mentre al momento di chiudere l'azione forse è stato un po' precipitoso. Intanto c'è un fallo nei confronti di Mellace e questa volta fa arrabbiare i giocatori del Montepaone e ci sarà una punizione che questa volta è pericolosa, molto pericolosa, con Fioretti che intanto sta dando indicazioni a Passafaro che era andato a ristorarsi e quindi riceve anche l'indicazione di mister Fioretti. Ci sarà una punizione, questa dai 20-22 metri, dove Mellace potrebbe essere pericoloso. Sì, la distanza non è eccessiva, potrebbe essere una di quelle situazioni pericolose sicuramente. Vediamo, Leone sta dando le istruzioni alla barriera e attendiamo adesso il calcio di punizione. E ricordiamo che Mellace è uno specialista di queste situazioni, anche se ci sono Fioretti, vediamo anche altri giocatori sulla palla, però probabilmente la barriera a 4 con Bordino che dà fastidio, disposta da Leone che cerca appunto di poter vedere la palla, è pronta, parte Mellace, la parabola arriva, Leone questa volta si riscatta con un intervento preciso in tuffo sul palo della barriera, diciamo così, e quindi calcio d'angolo in favore del Borgia che sarà di competenza di Pilò. È il sesto calcio d'angolo del Borgia contro i 4 battuti dal Montepaone. Anche in questo caso Mellace ha cercato più la precisione che la potenza. Leone con attenzione ha detto no. Il colpo di testa di Armando Mellace sventa una trama offensiva. Bello il tiro, molto bello il tiro di Criniti, una rasoiata che appunto finisce fuori ma di controbalzo. Criniti aveva sicuramente centrato il tiro giusto anche se non è riuscito a centrare la porta. Il tocco ora è del Montepaone per Fiorentino, siamo giunti al 16° abbondante del secondo tempo con Criniti che viene travolto da Domenico Voci e quindi si partirà con una punizione in favore del Borgia. Criniti ha subito un colpo all'altezza della gamba, si sta toccando il ginocchio sinistro che probabilmente nella caduta si è leggermente girato e quindi al 16° da notare questo bel tiro di Criniti con
l'arbitro che dà il compito ai sanitari del Borgia di intervenire, e con Salvatore Procopio che intanto soltanto con la forza delle parole e dell'aiuto morale ha fatto rialzare appunto Criniti. Vediamo Vona che gli va a chiedere se è tutto ok, quindi non servono neanche i massaggiatori, e si riprenderà con una punizione affidata al piede destro di Scarfone, che si prepara appunto a battere. Con Mellace e Alfieri che si danno il cambio in attacco, Alfieri torna in posizione difensiva, parte appunto la parabola, salta di testa Conidi, il colpo di testa a favorire Armando Mellace, e poi recupera il pallone Pilò che cerca di mettere ordine, accarezza il pallone, lo tocca verso Bordino che si allarga verso Guerrieri, Guerrieri controlla la palla, punta Ienco, si accentra, mette in mezzo, Bordino non l'ha seguito e il pallone finisce comodamente tra le mani di Leone. In questo caso il giovane Guerrieri ha avuto un'intuizione che non è stata seguita appunto da Bordino. Mellace alza la testa e si prepara a reimpostare l'azione con Domenico Voci onnipresente in ogni parte del campo, che tocca verso Grillone ancora di destro a cercare di innescare Ienco, ma con sicurezza e senza molti complimenti Pugliese rimette in out per evitare appunto la sovrapposizione da parte di Ienco, e quindi si riprenderà con una rimessa in zona d'attacco per il Montepaone affidata sempre a Ienco, che sta per toccare verso Marcellino ma poi preferisce Vatrella che gli restituisce la palla. Ienco sta per entrare in aria, forse doveva crossare subito, evita anche l'intervento di Fioretti e commette fallo per la troppa foga. Forse anche in questo caso Ienco ha preteso troppo. Sì, ha cercato troppo da sé, ha peccato un pochino, però ci sta tutto, l'agonismo in campo è a mille, per cui dobbiamo solo aspettare l'occasione giusta, e ha fatto bene Ienco in fin dei conti. Potremmo dire Ienco e Marcellino un po' come Gagliardini e Caldara, i giovani del Montepaone che a volte fanno cose ottime ma poi sprecano tutto per una disattenzione o per un piccolo calo di concentrazione, cosa che non succede mai a Fiorentino, che va a mordere le caviglie di Pilò conquistando una rimessa laterale che però secondo l'arbitro è del Borgia, e quindi si riprenderà con Criniti che appunto si prepara a effettuare questa rimessa sulla fascia sinistra con Fiorentino, che però gli mette ugualmente la palla in rimessa laterale. Elegante il controllo di mister Fioretti, che poi restituisce il pallone a Criniti, con mister Fioretti e mister Pisano che stanno praticamente arando le zone di competenza nelle aree tecniche a loro disposizione. Passafaro recupera Mellace che se ne va marcato da più giocatori del Montepaone, e ancora Pilò che se ne va in velocità sulla sinistra con Fiorentino che lo tampona, Mellace che raddoppia e la palla che finisce in rimessa laterale però a favore del Borgia secondo quanto dice il signor Vona di Crotone. 20° minuto scoccato in questo momento, 0-0 il risultato tra Montepaone e Borgia, di una partita ricca di occasioni nitide ma povera al momento di gol. La palla arriva al centro dell'area di rigore, la recupera ancora Fioretti per Criniti, e questa volta Criniti si mette contro Mellace, non riesce a fermare appunto l'azione del numero 4 del Montepaone, e alla fine c'è una punizione in favore della squadra di casa che continua a macinare il gioco, però questa volta rispetto ad altre occasioni è stata meno cinica al momento in cui si è trattato di mettere la palla dentro. Il calcio è un gioco dove mettere la palla dentro è fondamentale. È fondamentale, certo, così si vincono le partite, bisogna metterla dentro. Purtroppo oggi però sia Marcellino, specialmente a Marcellino, è mancato quel giusto cinismo come giustamente sottolineavi poc'anzi. E intanto notiamo che, attenzione, il pallone è finito a Pilò che però si gira e perde un attimo un tempo del palleggio prima di toccare a Passafaro che controlla ancora la sfera, scarica per Fioretti che se ne va e subisce fallo, giusta questa segnalazione del signor Vona, da parte di Marcellino. Notiamo che Fioretti, l'indicazione che ha dato a Passafaro è stata quella di arretrare nel momento in cui si è in fase difensiva di una decina di metri per poi poter tornare alla zona di sinistra in attacco di sua competenza.
competenza nel momento in cui si trova in fase offensiva. Passafaro si allarga intanto moltissimo per creare dei varchi la difesa del Montepone. Pilò per Mellace, ma salta sopra di lui Conidi e mette la palla in calcio d'angolo. Ancora un calcio d'angolo per il Borgia. Onestamente non avevo visto mai nessuna squadra qui al Frabotto Mannesi conquistare tanti calci d'angolo, il che significa che effettivamente il Borgia sta giocando la propria partita. Come da tradizione, neanche Pilò mette la palla esattamente nella zona di competenza della lunetta di calcio d'angolo, batte profondamente, è Fiorentino che colpisce di testa, Bordino anticipa Vatrella e tocca per il numero 7 Pilò, bello il cross sul calcio d'angolo, murato dalla difesa con Marcellino che recupera la palla, tocca per Vatrella, anche qui leggermente arretrato, parte Marcellino in velocità, il pallone finisce a Procopio che fa da sponda, tocca per Ienco, non era Marcellino, Marco Voci, esce Mercurio, Marco Voci, gol! E Marco Voci segna, facendo impazzire il Frabotto Mannesi al 23esimo sul suggerimento di Ienco. Marco Voci ha messo dentro un pallone evitando l'uscita disperata di Mercurio, che saggiamente non ha fatto fallo da rigore, però lì in quella posizione il bomber Marco Voci, giunto all'11esima segnatura, ha messo dentro con sicurezza. E al 23esimo del secondo tempo il Montepaone ha violato la attenta difesa del Borgia e si è portato in vantaggio. Montepaone 1, Borgia 0, e ora i tifosi del Borgia danno la carica ai loro ragazzi per cercare una rimonta che sicuramente non è impossibile, ma che sicuramente sarà ugualmente difficile. Annotiamo quindi 23esimo del secondo tempo, la rete da parte di Marco Voci, anche qui è stata una bella azione tambureggiante e profonda. Sì, sì, un'azione che parte dal centro, ottimo fraseggio iniziale per poi proseguire con Ienco che splendidamente taglia l'aria per Marco Voci che da pochi passi trafigge Mercurio. Era un gol che ormai sembrava nell'aria, perché il Montepaone era diventato comunque più ficcante e quindi ha sbloccato il 23esimo il risultato. Questo gol, vediamo adesso la reazione del Borgia, perché a questo punto il Borgia non avrà più nulla da perdere, per cui assisteremo sicuramente ad un finale incandescente. E da notare anche l'azione svolta da Salvatore Procopio, che ha difeso la palla lasciandola poi a Ienco. È stato un gesto apparentemente semplice, ma molto importante e molto intelligente. E comunque c'è Ienco che è scatenato a questo punto. Mellace apre ancora alla cieca, stop di petto di Domenico Voci, evita il ritorno di Pilò, attenzione, mette per Fiorentino, ma questa volta in la profondità non è delle migliori, è eccessiva, e quindi la palla finisce in rimessa dal fondo. A questo punto abbiamo un lato dello stadio che sta esultando e l'altro lato che sta incoraggiando appunto i propri beniamini a fare meglio, a cercare di recuperare una partita. Intanto la palla finisce in rimessa laterale, il signor Vona aspetta di guardare in faccia i giocatori Criniti e Procopio per assegnare la rimessa, per capire chi l'avesse toccata per ultima. Ancora Criniti per Mellace, che tocca di testa verso Passafaro, chiuso da un ottimo strepitoso Conidi, che però poi appena gli faccia il complimento restituisce facendo un errore la palla. Mellace se ne va in bello stile, Grillone in terza battuta dice no, evitando appunto la percussione del giocatore del Borgia, con Fioretti poi che tira malamente verso il fondo, era più un passaggio che un tiro, e la palla è finita out. 26esimo minuto del secondo tempo, il Montepaone grazie alla rete, l'11esima di questa stagione di Marco Voci, è in vantaggio per 1-0 su un Borgia che non sta affatto demeritando, anche se ha dovuto chinarsi a questa un'azione molto penetrante e ben orchestrata del Montepaone. Ancora un lancio che finisce in zona di Alfieri con Procopio che alza la gamba, gioco pericoloso, giusta la segnalazione del signor Vona, e a questo punto vediamo se mister Fioretti si sta facendo scaldare tutta la sua panchina, troverà qualche correttivo a una situazione tattica che cambiata, mentre intanto vediamo
Shaqiri Pirritano, che si sta riscaldando ormai dall'inizio del secondo tempo, e quindi probabilmente mister Pisano vorrà utilizzare il giocatore forte tecnicamente ma anche possente dal punto di vista fisico. E Marcellino che recupera la palla, imbecca Marco Voci, deciso l'intervento ma non falloso di Criniti, con Domenico Voci che tocca per Vatrella, Procopio Salvatore che recupera il pallone, tenta poi il tiro e la palla finisce in out. C'è Marco Voci che rimane rimasto per terra. A questo punto Salvatore Procopio ha cercato il tiro, a rientrare cercando il 7 ma non trovandolo. È rimasto a terra Marco Voci, vediamo cosa dirà il signor Vona. 27esimo minuto di gioco, quindi stiamo per avvicinarci alla mezz'ora del secondo tempo, quindi al 75esimo, per poter capire come in che condizioni è Marco Voci, anche se vediamo Pirritano ormai scalpitante all'altezza della panchina di mister Pisano. Riparte intanto il Borgia con Pugliese che tocca per Guerrieri, Franco bollato da Jenko che gli ruba palla, scatenato il Millennials, il tocco però impreciso per Salvatore Procopio, finisce a metà tra Procopio e Vatrella, e poi il rilancio favorisce ancora il Montepone con la rimessa laterale effettuata da Jenko, che in questo momento è anche baciato dal timido sole invernale che ci circonda. Evita un avversario, subisce il fallo ma non si tratta di fallo, è caduto, mentre intanto comincia a piovere. Avevamo appena parlato di sole invernale che si accompagna anche alla pioggia, piove e c'è il sole qui a Montepaone. Attenzione perché Marco Voci non recupera il pallone con Fiorentino che parte in sovrapposizione, velocissimo Fiorentino, ha di fronte a sé Criniti, lo evita, tocca per Domenico Voci che di tacco serve Fiorentino ma con Pilò che recupera la palla e la rinvia, però dove c'è Marco Voci, il bomber, che tocca verso Jenko la rimette in mezzo molto bene a cercare Domenico Voci, Mellace recupera e poi scarica un destro velenosissimo che finisce non lontano dai pali della porta difesa da Mercurio, e quindi il Montepaone sta cercando di legittimare il proprio successo. E a questo punto chiederei appena possibile a Pasquale Lentini, alla sua magica arte con la telecamera, di inquadrare l'arcobaleno che qui sul frabotto Mannesi sta portando ottimismo a noi che lavoriamo un po' sotto la pioggia. Intanto fuori gioco per Vatrella, ecco uno splendido arcobaleno, tutti i telespettatori di SVTV possono esprimere un desiderio guardando l'arcobaleno, sicuri che esso verrà esaudito. Intanto è Procopio che ha il desiderio di conquistare palla, la affida a Mellace, gran lancio verso Domenico Voci, posizione regolare, Domenico Voci, tira e riesce nell'impossibile Vatrella da dentro la porta mette il pallone sopra la traversa. In questo caso è stato molto più difficile non segnare che segnare, questa poteva essere l'azione del KO, e attenzione perché c'è una vecchia legge del calcio che dice gol sbagliato, gol subito. E intanto Mercurio riparte subito ma il Montepaone questa volta sta accelerando, il tocco di esterno di Mellace con Marcellino che tocca per Domenico Voci, sovrapposizione di Marcellino, riceve palla al centro Vatrella, arriva e gol! Vatrella si riscatta immediatamente, l'espresso, il pendolino, l'Intercity di Staletti che mette, quando siamo arrivati al 30esimo minuto di gioco, la palla dentro, e questa volta riesce a segnare in una maniera molto più difficile di come aveva sbagliato il gol precedente. Non toccate mai la suscettibilità di un campione perché poi questo la mette dentro. Oggi versione Amsic, Gregorio Vatrella ha segnato, e sulla penetrazione da destra del Montepaone la palla è stata messa da Domenico Voci al centro, e con uno scatto fulminio di Vatrella che ha anticipato il diretto avversario e al 30esimo ha messo in porta il gol del 2-0. Tenta il numero Mellace e conquista un importante calcio d'angolo perché Leone non trattiene il pallone appunto calciato da Mellace, quindi un altro calcio d'angolo per il Borgia che chiaramente non ci sta, e la partita incomincia a diventare ancora più accesa. Riparte ancora, ci sembra Scarfone che mette in mezzo, la palla arriva, Marcellino ribatte, attenzione alle ripartenze, c'è Domenico Voci che parte in velocità, c'è anche Vatrella velocissimo, Domenico Voci, serve Vatrella, non è fuori gioco, ancora per Domenico Voci, sono tutti in aria, Domenico Voci ed è gol, ed è il 3-0, il Monte
Montepone chiude la pratica al 31esimo, quando il Borgia aveva cercato di recuperare la partita proiettandosi tutto in attacco. Al 31esimo è Domenico Voci che segna dopo uno scambio in velocità con tutta la squadra che era proiettata, del Borgia che era proiettata in attacco, con Criniti che viene rimproverato dai compagni per non aver coperto la zona, ma si sa, sul 2-0 Mellace aveva suonato la carica e tutto il Borgia si è proiettato in avanti. 31esimo minuto di gioco e vediamo che c'è la sostituzione, entra il numero 15 Abruzzo ed esce appunto Criniti. Ci sono Passafaro e Criniti che si dicono qualcosa, ma la sostituzione appunto vede al 31esimo il numero 15 Abruzzo che sostituisce appunto Criniti che se ne va in panchina. Quindi al 31esimo è stato Domenico Voci a segnare, c'è stata qualche polemica tra i giocatori del Borgia e quindi si riprende, però in pochi minuti praticamente. Negli ultimi 7 minuti, tra il 23esimo e la mezz'ora, praticamente il Montepaone ha detto la sua e si è portato sul 3-0 nei confronti del Borgia. E quindi abbiamo annotato tutto, Giuseppe, è stato un momento, proprio una fiammata del Montepaone. Sì, un rush di circa 3 minuti con 3 gol meravigliosi. Vatrella si è riscattato dopo l'occasione fallita al 29esimo e un minuto dopo è riuscito con una brillante, o diremo, possiamo dire una perla, un bel destro che ha trafitto Mercurio e con tre gol di scarto il Montepaone si proietta a finire la partita. E intanto è stato ammonito Passafaro, perché probabilmente per proteste, ed è alle viste la sostituzione da parte del Montepaone con Sgro, che probabilmente, ora che siamo al 34esimo del secondo tempo, subentrerà. Vediamo al posto di chi. Vediamo chi è richiamato in panchina e ci sembra che sia addirittura Mellace, quindi standing ovation con l'uscita di Mellace, che appunto mister Pisano risparmia una volta che la partita è stata portata in porto, e quindi esce il numero 4 Mellace, applauditissimo dal pubblico il Montepaone al 34esimo del secondo tempo, ed entra Sgro, e quindi un saluto a questo guerriero, questo lottatore dai piedi buoni che riesce a far percorrere chilometri alla palla con lanci millimetrici. E quindi mister Pisano preserva forse Armando Mellace per le prossime partite. Ma sì, sicuramente, poi tra l'altro non era più il caso di far entrare Pirritano, e quindi sono d'accordo con la scelta, con l'ultima scelta tecnica di Pisano, che ha preferito Sgro a Pirritano, perché sul 3-0 ha voluto preservare più la difesa anziché l'attacco. D'altronde Pirritano è più un uomo d'attacco e con le condizioni del campo sarebbe stato più opportuno in quel caso Pirritano. Vediamo adesso il rigore. Sì, c'è stato un fallo netto su Passafaro, con rigore netto fischiato dal signor Vona. Passafaro non ci sta, parte il rigore, tiro di Passafaro, Leone non ci arriva e Passafaro al 35esimo appunto accorcia le distanze, 3-1 per il Montepaone, rigore battuto di precisione da parte di Passafaro, che al 35esimo del secondo tempo accorcia le distanze, quindi il Borgia resiste, il Borgia dice che è presente, il Borgia cerca ancora di recuperare una partita che, quando mancano 10 minuti allo scadere, sembrerebbe compromessa, ma si sa, nel calcio tutto è possibile. E infatti mister Fioretti muove le sue pedine, fa uscire appunto Fioretti al 36esimo e fa entrare il numero 14 Zavaglia. Quindi al 36esimo esce Fioretti ed entra Zavaglia, e quindi mister Fioretti appunto chiede alla sua squadra uno sforzo a questo punto sovrumano per arginare un Montepaone che appunto si è portato in vantaggio di 3 reti, ora soltanto di 2. E Abruzzo che mette la palla in rimessa laterale sullo scatto degli avanti del Montepaone.
e si provvederà appunto a effettuare questa rimessa con Fiorentino, che appunto si prepara, anche se ormai il Montepone non ha più fretta, mentre vediamo che si schiera tutta la difesa del Borgia con Mellace, che è rimasto l'unico riferimento offensivo, e ancora Procopio, che è francobollato da Abruzzo e conquista giustamente un calcio d'angolo. A questo punto il Montepone, da vice capolista che si conferma tale, ora bisognerà vedere cosa ha fatto la Rombiolese, cerca di amministrare una partita difficile, una partita che anche sul 3-1 può presentare delle incognite se non affrontata nel modo giusto. Domenico Voci, Fiorentino, scambio con Jenko, che probabilmente rientra dal fuorigioco, colpo di testa, palo di Procopio, un palo netto, palo interno, ma il colpo di testa sul cross di Jenko è stato delizioso, una torsione di Procopio che meritava maggior fortuna, e anche l'occhio di falco che abbiamo montato sulla trasversale della porta qui a Montepaone ci dice che era un non gol, e quindi bellissimo il gesto di Procopio sul cross di Jenko, ma niente gol. Intanto il lancio vede questa volta in fuorigioco Procopio, era salita tutta la linea difensiva del Borgia che ci crede ancora, e questo va tutto ad onore del Borgia. Sì, sicuramente il Borgia uscirà dal terreno di gioco con la testa alta, sicuro di aver condotto una gara al meglio delle sue possibilità, perché fino alla fine lotta caparbiamente. D'altronde lo stesso mister Fioretti ad inizio gara diceva dinanzi alla panchina: venderemo cara la pelle, e così parvero sia stato. E intanto c'è un altro calcio d'angolo. Guerrieri, invece di cercare un tiro improbabile, ha comunque conquistato un calcio d'angolo, e questa volta tutto il Borgia è nell'area del Montepaone. Arriva la parabola, esce Leone, non trattiene il pallone, la palla viene ribattuta e finisce in zona Abruzzo. Abruzzo controlla la sfera, colpisce con le mani Jenko, e giustamente c'è punizione in favore della squadra ospite appunto del Borgia, con Alfieri che addirittura arriva Mercurio a chiedere di battere, con Alfieri che appunto batterà in collaborazione con Pugliese, poi manda direttamente la palla in fondo, grappolo umano, e c'è, vede un fallo di confusione il signor Vona e fischia appunto la punizione, nel dubbio appunto per evitare scontri al centro dell'area di rigore, e sarà Leone a effettuare appunto questa battuta, ma poi lascia il compito a Conidi, che si prepara, anche se un po' abbagliato dal sole, a calciare lungo, lunga gittata a cercare Marcellino, che apre verso Jenko, che controlla con calma il pallone, si accentra, poi si decentra e viene fermato da Guerrieri, recupera ancora Jenko, e poi Bordino, che con esperienza cerca di imbeccare il neo entrato Zavaglia. Il tocco è a favorire Pugliese, un po' di confusione, poi alla fine ci pensa il Montepaone a sbrogliare la situazione con uno scatto in profondità di Domenico Voci, Vatrella, non avevamo riconosciuto la capigliatura, e la palla finisce in out con rimessa laterale che favorisce Mellace. Ancora il Montepaone che rinvia con un rilancio alto che vede impegnati Abruzzo e poi il numero 17, il neo entrato Sgro, che probabilmente commette fallo, e finalmente, ora che siamo al 39esimo di gioco, esce anche lui tra gli applausi Salvatore Procopio, ed entra quel Pirritano che si è riscaldato da tempo, e quindi cambia ancora la formazione del Montepaone con Procopio sostituito appunto da Pirritano. Ricordiamo le reti: c'è stato il gol di Marco Voci al 23esimo, poi Vatrella al 30esimo e Domenico Voci al 31esimo, mentre anche il pubblico applaude Salvatore Procopio, fondamentale per la forza fisica e anche la tecnica nello scacchiere d'attacco del Montepaone. Domenico Voci cerca di evitare Scarfone, tocca per Sgro controlla la palla, la mette in mezzo, però viene ribattuto, e poi Bordino rilancia in profondità verso Mellace, probabilmente c'era fuorigioco di Mellace, non di Passafaro, ma è stato Mellace a toccare la palla, che però è tornata in possesso del Montepaone. Pirritano recupera il suo primo pallone, apre quasi a occhi chiusi su Domenico Voci, che controlla, qualche difficoltà, tocca per Sgro, che mette in mezzo, la palla arriva ribattuta da Pugliese, e poi completa il rinvio Alfieri, ma è ancora il Montepaone tambureggiante con Domenico Voci, Fiorentino che
cerca il cross in corsa e questa volta la palla poteva avere maggior fortuna, ma siamo entrati ormai nel 41esimo minuto del secondo tempo, Montepaone 3 Borgia 1, potresti indicare, Giuseppe, quelli che sono i migliori in campo dall'una e dall'altra parte? Beh, sicuramente per il Montepaone Vatrella, Domenico Voci, Marco Voci, ma non possiamo anche fare un demerito non menzionando Mellace, che è il vero corazziere di questa squadra. Per quanto riguarda invece l'organico del Borgia, diciamo che tutta la squadra si è dimostrata all'altezza della situazione. Dovendone scegliere uno, sicuramente potrei dire il Pilò oppure il Mellace, che si è dimostrato veramente pericoloso per tutta la gara. E intanto parte ancora il Montepaone, non ne ha fischiato fuori gioco l'arbitro, ma Mercurio ha rinviato. Ecco Pilò che tocca per Bordino con Jenko che recupera la palla, Vatrella non la controlla, Pugliese mette ancora in zona Zavaglia si porta la palla in out, non riesce a controllarla e quindi sarà rimessa laterale per un Montepaone con l'ennesima sostituzione. Questa volta vediamo chi entra, si tratta del numero 16 Doria, che al 42esimo del secondo tempo, Doria, vediamo chi va a sostituire. E anche qui una standing ovation per Gregorio Vatrella, dicevamo l'Intercity di Staletti che viene sostituito dopo aver fatto un gol meraviglioso, aver sbagliato in maniera clamorosa un'altra segnatura, e lui, Amsic Gregorio Vatrella, che esce con l'ingresso di un altro talentuoso giovane della cantera del Montepaone, quel Doria appunto che spesse volte è partito da titolare. E riprende ora la partita del Montepaone, applauditissimo Gregorio Vatrella anche dalle tifose, e questo è un dato di cui dovremmo tenere conto. Il tocco appunto a favorire Zavaglia, fermato con Sgro e Bordino che si scontrano, ma la palla finisce a Fiorentino e il tocco di testa favorisce Jenko che ragiona, recupera la palla, viene però anticipato da un ottimo Guerriero che entra in aria, ma c'è il ritorno di Sgro con poi Leone che senza troppi fronzoli mette la palla in rimessa laterale. 43esimo del secondo tempo, 3-1 per il Montepaone, ma il Borgia che continua a caricare a testa bassa, spronato anche dagli ultras che solo si tristi ma hanno visto comunque una squadra combattiva. Leone chiama palla e fa sua questa pericolosa parabola che stava arrivando in una zona presidiata da Zavaglia, anche se c'è sempre la presenza di Nidi a controllare. Leone chiama in avanti tutti i suoi giocatori, effettivamente sul verde si nota di più il fango accumulato durante la partita. Il tocco è verso Doria con Passafaro e la palla finisce in rimessa laterale con il numero 15 Abruzzo che si appresta a rimettere in campo per quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto, quindi siamo all'89esimo del secondo tempo. E ancora Marco Voci che con grande esperienza difende la palla, si fa fare fallo, guadagna secondi e quindi anche in zona difensiva il bomber Marco Voci fa sentire il proprio peso. Sarà Fiorentino a calciare appunto questo rinvio con Pirritano che chiede palla, ma anche Doria, insomma i neoentrati vogliono far vedere a mister Pisano che può contare come e quando vuole su di loro. Pirritano colpisce però effettivamente di braccio, è giusta la segnalazione da parte del signor Vona che non ha demeritato quest'arbitro, diciamo c'è molto di peggio in giro. Ma sicuramente ha condotto un'ottima gara e se andiamo a guardare quello che sono gli arbitri designati sui campi da gioco, si è sicuramente dimostrato all'altezza della situazione. Così come Pugliese che sia pure attaccato si libera del pallone, il tocco è per Alfieri che poi tocca ancora per Pilò che fa impennare la palla, pressione di Domenico Voci, tocco per Pugliese che evita che la palla finisca in out, si accentra, tocca per Pilò, penetrazione centrale del numero 7 del Borgia, tocco verso Bordino che controlla ma viene subito raddoppiato dal numero 17 Sgro che sta facendo un ottimo lavoro e vediamo dalla segnalazione, secondo me ha messo la mano aperta, sono 5 minuti di recupero, ma ora lo scopriremo a breve. Comunque siamo entrati in fase di recupero anche secondo il signor Vona di Crotone. Rimessa laterale con mister Pisano che comunque dà indicazioni ai suoi perché non bisogna mollare mai la presa ed ecco che c'è un tackle con Pirritano che ruba palla, la strappa con i denti a Mellace, poi rilancio, vede partire Pirritano che praticamente si è lanciato da solo all'attacco con Bordino che però recupera la palla e alla fine non...
non si prosegue perché c'è un giocatore del Montepaone preso dai Campri con Mellace che con grande sportività va appunto a curare questo che è un malanno molto doloroso. Anche a noi vengono i crampi a furia di stare seduti. loro invece vengono per la corsa, per l'eccessivo movimento in campo, anche il freddo poi influisce sulle condizioni lattacee dei muscoli. Comunque possiamo sicuramente dire che ci sta tutto perché il ritmo agonistico è stato elevato, una gara caratterizzata da volumi di gioco veramente intensi, per cui è plausibile il crampo a fine gara. E del resto anche io ieri sera giocando alla PlayStation ho avuto dei fortissimi crampi al polpaccio destro, quindi può capitare. Colpo di testa di Bordino, Leone chiama palla, non la ferma con esperienza per recuperare ancora quella manciata di secondi e poi scaricare la sfera sui piedi di Fiorentino. Va Mellace a disturbarlo, Fiorentino cerca di imbeccare un compagno, il colpo di testa di Abruzzo chiude appunto la situazione in rimessa laterale. C'è ancora Scarfone che ormai va avanti cercando appunto di proiettarsi quanto più possibile, che va a contrastare nei confronti di Marco Voci. Tocco per Doria, Pirritano chiede palla, arriva velocissimo Pilò che riesce a recuperare la palla, ma Doria non ci sta, non c'è neanche Domenico Voci che va a proteggere il pallone e se lo porta in out. Giusta la segnalazione, rimessa laterale. Siamo al 47esimo e 10 secondi con il Borgia che continua a combattere nonostante l'inferiorità di due gol, siamo sul 3-1 e con Abruzzo che effettuerà questa rimessa. Vediamo che viene chiesta palla, Abruzzo la manda verso Mellace, colpo di testa di Doria con Marco Voci che recupera la palla, un paio di rimbalzi lo favoriscono, se ne va, evita Zavaglia, tocca in profondità per Pirritano, bellissimo il tocco per Domenico Voci che entra in aria e poi spreca tutto quando c'era Sgro che un po' lo maledice, che poteva ricevere il pallone, in questo caso in velocità Domenico Voci si era insinuato tra tre avversari, però non è riuscito a completare al meglio questa azione. Siamo giunti ormai, entriamo nel 48esimo minuto di gioco, colpo di testa di Bordino e di Marco Voci con Zavaglia che, anzi Guerriero che fa impennare la palla per Zavaglia che la stoppa ma gli viene strappata con i denti e con la grinta da Conidi e parte ancora Jenko in profondità a cercare Pirritano, elegante lo stop di Alfieri che poi rilancia e scambia con i compagni, Bordino, tocco per Scarfone che è diventato centravanti aggiunto, innesca Guerriero che parte sulla destra, si prepara al cross, evita l'intervento di Jenko, poi c'è uno scontro, ricordiamo che Vona sta arbitrando all'inglese quindi per lui questo non è fallo e Sgro che recupera ancora il pallone, vede Doria, lo serve ma c'è Pilò che fa molto bene la diagonale, Fiorentino però continua ad attaccare, si allunga il pallone, Doria con lo stile da Cristiano Ronaldo, ancora per Fiorentino, ormai un'azione classica del Montepaone, Pirritano è così, dopo il grande riscaldamento al 49esimo del secondo tempo, il quarto gol del Montepaone, ma soprattutto un gran gol di Pirritano che dice ci sono anch'io mister Pisano, e al 49esimo è 4-1 e quindi a questo punto possiamo ricordare le marcature, c'è stato Marco Voci al 23esimo, Vatrella al 30esimo, Domenico Voci al 31esimo, Passafaro al 35esimo, è stato un momento della partita molto importante, e Pirritano al 49esimo del secondo tempo, Montepaone 4, Borgia 1, ma soprattutto c'è un'azione classica sulla destra con Fiorentino, Domenico Voci che è un po' il marchio di fabbrica del Montepaone, un Borgia che esce a testa alta nonostante il punteggio dal Frabotto Mannesi e l'arbitro che ha fischiato la fine della partita. Sì, per dovere di cronaca va detto, il punteggio non butta giù la prestazione di questo Borgia, mister Fioretti deve andare orgoglioso dei suoi che si sono veramente battuti con pieno merito. Sicuramente il Borgia esce, dicevamo appunto, a testa alta da questo campo, però il Montepaone ha fatto una partita di attesa, una partita attenta, e c'è ancora il saluto degli ultras alle squadre, gli ultras del Borgia che salutano i loro, e noi aspettiamo anche il consueto saluto alla tribuna da parte dei giocatori del Montepaone che un po' stile Juventus vanno a salutare gli ultras del Montepaone che rispondono, e quindi anche a livello di ultras una partita entusiasta. E noi concludiamo questa partita, la squadra esterna 7 di Soverato 1 TV guidata da Pasquale Lentini con grazie al commento tecnico di Giuseppe Ranieri, alla voce di Giorgio De Filippis, vi saluta e vi ricorda il punteggio finale, Montepaone batte Borgia 4-1.
Ricevitoria Gerace, a Montepone-Rivo. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Tris Giornaliere e Win for Life, ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Rito. Su di noi puoi scommetterci.